6 morti e quasi 5.000 contagi, domenica nera per le Marche, ma la regione sfida la pandemia. Il presidente Acquaroli annuncia nuovi strumenti per battere il Covid. Studenti in fila per il tampone, screening gratuito al Palaspeca di San Benedetto del Tronto. Oltre 500 esami in un giorno e intanto in Riviera allarme furti nelle auto del quartiere Sentino. Nel vivo la stagione sciistica, Pienone a San Giacomo. Sugli impianti di Monte Piselli si è tornati a respirare un clima di normalità. La rivoluzione morbida dell'Ascoli, il nuovo modulo è il mercato, così i bianconeri si sono rilanciati in chiave playoff. Samb con Son e un terzino sinistro. La prossima settimana decisiva per regalare a Visi e Alfonsi gli ultimi rinforzi. Buona domenica, edizione serale del TGM, il nostro telegiornale delle Marche, l'avete sentito dai titoli, è stata una domenica nerissima per la nostra regione con 6 vittime e con i contagi che sfiorano quota 5.000, il punto nel servizio di Matteo Porfiri. Domenica nera nelle Marche per quanto riguarda i contagi da coronavirus. Il tasso di incidenza infatti è quasi raddoppiato rispetto a una settimana fa. Sono 1.459,83 gli attualmente positivi ogni 100.000 abitanti. Nelle ultime 24 ore i positivi hanno sfiorato quota 5.000, 4.923 per la precisione. Ancona e Pesaro Urbino superano i 1.000 casi giornalieri, 1.192 nel pesarese e 1.365 nell'anconetano. Segue Macerata con 895, Ascoli con 759, Fermo con 508, 204 i casi positivi fuori regione. Analizzati 17.126 tamponi, 14.184 nel percorso screening, 2.942 nel percorso guariti, con un tasso di positività record al 34,1%, mai così alto. Più di una persona su tre che si è sottoposta a tampone risulta positiva. La notizia più triste delle ultime 24 ore riguarda però la morte di 6 persone, 5 donne e un uomo. La vittima più giovane è una 47enne di Carassai, in provincia di Ascoli, cui si aggiunge una 51enne di Sassoferrato, in provincia di Ancona. Deceduti anche un 73enne di Offagna, una 80enne di Falconara Marittimo, un 84enne di Fermo e una 93enne di Pesaro. Le vittime presentavano tutte delle patologie pregresse. In tutto, dall'inizio della pandemia, in regione ci sono state 3.316 morti per Covid. Riguardo alle persone ricoverate nelle strutture sanitarie delle Marche, in tutto sono 338, 10 in più rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 62. L'unica buona notizia riguarda i dimessi, 18 nelle ultime 24 ore. E dunque l'emergenza sempre più delicata, l'emergenza pandemica nella nostra regione. Il presidente Francesco Acquaroli intanto annuncia novità per battere il Covid. Il servizio di Ciro Montanari. Dopo l'introduzione del tampone antigenico rapido per uscire dall'isolamento, il governatore annuncia l'arrivo a breve termine di altre importanti novità per le Marche. Questa nuova fase presuppone anche un cambio di passo dal punto di vista burocratico, altrimenti rischiamo di, saltando il tracciamento, isolare per settimane persone che non hanno i requisiti per essere isolati. E quindi la possibilità di utilizzare l'antigenico rapido come strumento di diagnosi e diagnostico è sicuramente una novità importante, ma spero che nelle prossime ore, nelle prossime settimane potranno esserci altre novità importanti che la Regione metterà in campo. È chiaro che le novità della Regione devono essere anche supportate da una normativa nazionale che tenga in forte considerazione le caratteristiche di questa ultima ondata, che sono caratteristiche, come dicevo, assolutamente nuove. Acquaroli è inoltre orgoglioso dei corretti comportamenti dei marchigiani, che hanno permesso con la loro rispettosità di diventare una delle regioni con minor tasso di incidenza su 100.000 abitanti. Non è vero che non consideriamo gli antigenici rapidi, noi consideriamo tutti, sia gli antigenici rapidi che i molecolari, e questo ci porta ad essere comunque una delle regioni col minor tasso. Qualche settimana fa, quando noi poi siamo finiti in giallo, eravamo invece tra i primi in Italia per incidenza su 100.000 abitanti, positivi settimanali su 100.000 abitanti. L'introduzione della mascherina e l'attenzione che
e tanti cittadini marchigiani hanno fatto nei loro comportamenti, anche sotto le feste, sono stato un elemento che ha ridotto la crescita della pandemia nella nostra regione, anche numericamente, basta confrontare i dati, e credo che questo possa essere considerato un elemento di assoluta novità rispetto all'andamento del trend del virus nella nostra regione. E oggi a San Benedetto del Tronto, giornata di screening gratuito per gli studenti delle scuole superiori con oltre 500 esami effettuati. Pierpaolo Flammini. Dopo le proteste degli studenti, la Regione Marche ha aperto lo screening gratuito anche agli studenti delle scuole superiori qui a San Benedetto dalle 8 alle 14 al Palazzetto dello Sport. Grandissimo afflusso fin dai primi minuti. Come chiaramente ci aspettavamo e come in questo periodo la situazione epidemiologica ci porta a considerare che ci sia un numero molto elevato. Quanti tamponi farete in questa giornata all'incirca? Cosa vi prevedete? All'incirca ci regoliamo un po', la settimana scorsa sono stati fatti per le scuole, diciamo, per le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado, e più o meno poco più di 500. Ci aspettiamo più o meno un numero simile. Giornata di tamponi, grande afflusso, quasi tutti gli studenti stanno venendo qui a fare il tampone. Di San Benedetto praticamente ci stanno tutti gli studenti, visto il periodo di Covid, e ne approfittiamo. Come è andata questa prima settimana di scuola dopo le feste natalizie sul fronte Covid? Male, perché io sono tornata un solo giorno a scuola e adesso sono qui a fare la fila per il tampone, perché nonostante un solo giorno di scuola ci sono stati due positivi nella mia classe. Penso che sia una cosa che serviva farla. Se lo facevano prima forse era meglio, però va bene così, va bene. Com'è stata questa prima settimana a scuola? Diversi positivi. Se la facevano prima forse magari evitavano tutto questo casino. Forse, non lo so, però su queste cose non possiamo dire niente. Comunque. Quindi ricorso alla DAD già dalla prima settimana? Sì, adesso vanno in DAD fino per 10 giorni perché hanno 8 positivi. Bene, ci voleva all'inizio, dal 7 gennaio. Sono stati dei positivi nelle classi dei suoi figli? Sì, uno, però va a scuola lo stesso, adesso facciamo il tampone. I ragazzi vanno a scuola con i mezzi pubblici? Sì. Ci sono stati controlli, perché adesso ci sono i controlli per il Super Green Pass negli autobus? No, dice di no. Prima settimana dopo le feste com'è andata da questo punto di vista per gli studenti? Per lui bene, però abbiamo 3 o 4 positivi in classe sua. Si è tornato in DAD? No, qualcuno sì, però lui va a scuola. Secondo me sì, però è stata fatta una settimana più tardi del previsto, perché secondo me ci saranno più positivi, risulterà un sacco di positivi in più che si poteva prevenire rispetto se si faceva prima. Questa settimana già molti positivi in classe? Per fortuna da me no, però molti miei amici già sono positivi. Per caso vai a scuola con i mezzi pubblici? Io sì. Sono stati controlli, perché sono nuove norme sull'accesso ai mezzi pubblici? No, neanche lo vedi il controllore che ti chiede il Green Pass. Ci trasferiamo ad Ascoli Piceno, dove è stato presentato il nuovo direttore dell'unità operativa complessa di urologia, il professor Giulio Milanese, il servizio di Stefania Serino. Il rilancio dell'attività diagnostica e chirurgica attraverso la ricerca. L'accordo siglato tra l'Università Politecnica e la Regione Marche apre un nuovo corso per l'unità operativa complessa di urologia in area vasta 5, sotto la nuova direzione del professor Giulio Milanese, che subentra al dottor Antonio Avolio. 49 anni, nato a Milano, maiesino di adozione, il dottor Milanese si è laureato e specializzato in medicina e chirurgia all'Università Politecnica delle Marche. Annovera un dottorato di ricerca in medicina e prevenzione e numerose esperienze all'estero. È autore di oltre 150 lavori scientifici e premi di ricerca. È docente del corso di laurea in medicina e chirurgia, di quello di laurea in infermieristica e di fisioterapia e della scuola di specializzazione di urologia dell'Università Politecnica delle Marche. Lo spirito è l'entusiasmo, perché ho trovato un ambiente accogliente, un ambiente che mi ha messo a disposizione già tante risorse. Le priorità in questo momento sono di dover
risolvere problematiche che sono rimaste un po' nel cassetto, non per colpa di nessuno, ma per i lunghi tempi d'attesa che il Covid sta determinando non soltanto qui ma in tutta Italia. Quindi risolvere le problematiche oncologiche e altre problematiche urgenti, chirurgiche, che si sono accumulate. Si punta allo sviluppo di chirurgia mininvasiva, robotica e tecniche endoscopiche laser. A breve sarà avviata l'attività diagnostica ambulatoriale e chirurgia mininvasiva urologica anche all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, in modo da offrire una risposta a tutta l'area vasta 5, pur con specificità differenti tra due poli ospedalieri. La pandemia non deve rallentare il servizio sanitario per la cura di altre patologie. Purtroppo coinvolge gli operatori, coinvolge la riduzione delle sale operatorie, coinvolge anche i pazienti stessi che magari pronti a fare un intervento si trovano contagiati. Quindi siamo in costante aggiornamento e cerchiamo di risolvere quotidianamente le problematiche che quotidianamente appunto affrontiamo. Una notizia di cronaca: un morto nel pesarese per un incidente stradale. Si tratta di un uomo di 37 anni morto stamattina all'alba all'altezza della rotatoria per Monte Labbate lungo strada delle Regioni. Guidava a forte velocità una Lancia Y in direzione Montimare. Arrivato alla rotatoria, l'uomo non è riuscito a imboccarla andando a schiantarsi contro il guardrail. L'urto ha provocato a Christian Fiocca, questo il nome della vittima, un trauma cranico che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli uomini del 118. E cambiamo argomento: i fondi del PNRR, le grandi opere che ne scaturiranno saranno particolarmente monitorate dal nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Fermo, il tenente colonnello Gino Domenico Troiani. Vediamo il servizio di Donatella Lappa. Si è presentato alla stampa sereno e pacato il tenente colonnello Gino Domenico Troiani, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Fermo, esordendo con un giudizio positivo sul territorio sul quale è stato chiamato ad operare. Ma per il momento ho avuto impressioni esclusivamente positive, ho riscontrato l'estrema operosità della popolazione, il corretto vivere civile e capacità di accoglienza. Noi cercheremo di fare il nostro meglio per far sì che queste peculiarità siano rispettate anche da eventuali malintenzionati. Proveniente da Roma, dove si occupava dei rapporti con il Parlamento di interesse per il Ministero della Giustizia, ha lasciato lì due figli più grandi, studenti universitari nella capitale, mentre lo hanno seguito a Fermo, dove cercherà di contrastare possibili infiltrazioni malavitose nelle grandi opere, la moglie e la figlia liceale. Le priorità immediate sono garantire il rispetto delle prescrizioni alla normativa antiepidemica, nonché evitare, visto l'approntamento dei tanti cantieri edili, delle tante iniziative sul settore delle opere pubbliche, eventuali infiltrazioni di organizzazioni vicine alla criminalità organizzata. A Fermo già da qualche mese, per prendere le consegne dal comandante Marinucci, ha sottolineato con lui il buon rapporto di collaborazione. In questi mesi i rapporti non potevano essere migliori. Cercherò ovviamente di proseguire l'opera avviata dal colonnello Marinucci, con cui ancora adesso conservo ottimi rapporti e un ottimo filo di interscambio. Un comando, quello provinciale di Fermo, istituito nel luglio 2018, che deve essere completato anche nella sua struttura. Ovviamente sì, come vi siete resi conto, i lavori, le iniziative infrastrutturali proseguono. Cercherò di dare l'impulso che queste iniziative meritano. Torniamo a San Benedetto del Tronto, perché allarme furti nel quartiere Sentina per le auto di quella zona della città. Vediamo. Dopo l'emergenza provocata dall'incendio generato da un piromane nell'area della riserva naturale, i residenti del quartiere Sentina di San Benedetto chiedono anche maggiori controlli a seguito di una serie di furti a danno delle automobili posteggiate nel parcheggio di Via del Cacciatore, proprio a ridosso
della riserva naturale. Vetri rotti e danni oltre ai furti. Di questo ci ha parlato anche Pino Marcucci, presidente del Centro di Educazione Ambientale della Sentina. Sono stati anche danni alle auto di alcuni fotografi che negli ultimi giorni sono arrivati qui anche per fotografare il fenicottero rosa. Anche questo è un altro fenomeno, appunto, delle auto, appunto, sempre dei fotografi sono state danneggiate, evidentemente, ma questi sono i furti che purtroppo avviene su tutto il territorio, furti delle auto, quindi, ma anche di più, di appartamenti, e quindi anche qui in Sentina questo fenomeno è arrivato, e anche qui abbiamo questa presenza, quindi, ancora una volta, questa è un'area così preziosa per il nostro territorio che va un pochino meglio sorvegliata e tutelata. Che modo? Beh, con la sorveglianza, con la presenza di forze dell'ordine o anche con corpi di, diciamo, di sorveglianza di alcune associazioni, deve essere una presenza più massiccia sul territorio. Ci sono i volontari però della riserva? Ci sono anche i volontari della riserva, però sarebbe meglio, sarebbe più efficace una presenza più puntuale da parte di forze, di alcuni organismi delle forze dell'ordine. E siamo a Monte Piselli, a San Giacomo, perché è stata una domenica da sold out con la stagione sciistica che dunque è entrata nel vivo. Luigi Miozzi. Da bambino andavo a sciare. Sole, neve e tanta passione è quello che ha mosso tanta gente che oggi si è ritrovata qui sulle piste di Monte Piselli per trascorrere una giornata all'insegna del divertimento e immersi nella natura, all'aria aperta. Abbiamo sentito il direttore tecnico degli impianti, Dario Di Agostino, che ci ha fatto il punto sulla situazione. Allora, la gente, tutti gli appassionati erano dal 2019, che non veniva, quindi avevano tanta voglia di sciare e comunque di stare all'aria aperta, e queste giornate, diciamo, ne sono l'esempio. E comunque, dai, anche con l'entrata in vigore dell'ultimo decreto, per il Super Green Pass, oggi che comunque una buona 90% della popolazione ha il Super Green Pass, quindi ci sono una bella affluenza e in sicurezza per tutti, mascherine FFP2 in pedana, non ci sono grandi, dai, problemi e restrizioni. Avete riscontrato qualche problema, qualche cosa, o tutto è filato liscio? No, ad oggi, scongiurando, è filato tutto liscio, quindi bene così. Soddisfatti anche i tanti appassionati di sci che si sono messi in coda per prendere la seggiovia e che hanno trascorso una giornata davvero speciale. Giornata sulla neve, che effetto fa tornare a sciare dopo tanto tempo? È bello, vabbè, io non è che sono granché, però è bello, divertente, bella giornata. Niente, io devo ancora imparare bene, però. E con queste nuove regole, con le mascherine, le cose e quant'altro, come vi state comportando? Fastidiose? Vabbè, sì, poi qua come fai? Scendi e prendi la seggiovia, però per prendere lo ski pass, là in fila, mascherina, vabbè. Si deve fare e si fa. Giornata fantastica, sono contento che molte persone siano ritornate in montagna, perché montagna e aria aperta è un mix ideale. Si può sciare in sicurezza comunque? Si deve sciare in sicurezza. Giornata fantastica, dopo siamo stati una settimana al nord, diciamo, la neve del centro Italia è sempre la più bella. Una bella sensazione, dai, poi di posti dove si può vedere il mare sciando ce ne stanno pochi nel mondo, penso, quindi siamo fortunati. Allora, felicissima di questa giornata con il sole, sulla nostra montagna è piena di gente, è meraviglioso con la neve, speriamo che continui così per qualche altra settimana e per tutta la vita. Il nuovo anno si è aperto con una buona notizia per le popolazioni terremotate del cratere Marchigiano. Il CAS, infatti, ovvero il contributo per l'autonoma sistemazione, verrà prorogato fino al 31 maggio. Vediamo. Buona notizia per le popolazioni terremotate del cratere Marchigiano. Sarà prorogata al prossimo 31 maggio, infatti, la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di persistenza dei requisiti per il mantenimento del contributo di autonoma sistemazione. In altre parole, il cosiddetto CAS, per chi si trova ancora in un'abitazione alternativa a quella danneggiata dal sisma del 2016. A fare il punto della situazione è l'assessore regionale Guido Castelli.
La notizia di oggi è che abbiamo condiviso in cabina di coordinamento sisma di differire al 31 maggio il termine per dichiarare se per coloro che usufruiscono del contributo di autonomo sistemazione o che hanno una SAE, la dichiarazione per l'appunto annuale di persistenza dei requisiti. Perché lo abbiamo fatto? Perché ormai a 5 anni dal sisma è necessario che anche chi percepisce il CAS, anche chi ha la SAE, presenti la domanda di riparazione del bene. Quindi nell'ambito di questa azione, che è statistica ma anche sostanziale, abbiamo stabilito che chiunque senza un motivo adeguato non presenti la domanda di riparazione della propria casa e usufruisca del CAS venga evidentemente cancellato dalla lista dei beneficiari, perché è necessario sì da un lato prestare solidarietà a chi ha perso la casa, però è anche un obbligo quello di essere solleciti nel presentare, se non vi sia una valida motivazione, la domanda di riparazione. Abbiamo condiviso con le altre regioni questa misura e per l'appunto, visto che la precedente scadenza era il 15 gennaio, abbiamo ritenuto doveroso comunicare che si avrà tempo fino al 31 maggio per presentare la domanda di riparazione e quindi dichiarare che persistono i requisiti per avere il CAS o la SAE, proprio perché ci si è comunque dati da fare per fare in modo che la riparazione della propria casa sia tempestiva e possibile. Come noto, il presupposto per il proseguimento dell'assistenza è il rientro nell'abitazione inagibile una volta ripristinata e, come già disciplinato per il CAS, anche per coloro che usufruiscono delle altre forme di assistenza abitativa alternativa, come le SAE, ovvero le casette, la mancata presentazione entro il 30 giugno 2022 della domanda per la ricostruzione comporta necessariamente la cessazione della relativa gratuità della misura assistenziale. Apriamo la pagina sportiva con il calcio di Serie B con l'Ascoli che ha fatto un pieno di entusiasmo dopo la vittoria di venerdì sera a Terni. Un Ascoli che si prepara ad affrontare il girone di ritorno che scatterà sabato a Cosenza con un'altra consapevolezza. Vediamo. I rinforzi, il nuovo modulo, l'entusiasmo ritrovato, mentre i conti in classifica con tre gare rinviate nel 19° turno più avanti. Già così però l'Ascoli dopo il colpo da maestro di Terni ha ridato una lucidata morale e ambizioni e poi c'è il record di punti nel girone d'andata dopo 16 anni e la prospettiva di giocare un ritorno da protagonisti, anche se Massimo Pulcinelli, scaramantico, magari continua a guardare all'orizzonte salvezza. Meno 14 ha contato il patron su Instagram, un dettaglio. La sostanza è un Ascoli che si è rilanciato prepotentemente, capace come è stato in Umbria di cavare l'ottava vittoria stagionale, la sesta in trasferta. Un Ascoli inedito che ha dato un paio di assist clamorosi alla dirigenza. Pare giusta la strada del nuovo assetto tattico, il 4-3-3, come sembrano buone le frecce aggiunte all'arco bianconero, da Bellusci a Zagiut, al gioiellino della casa Palazzino. Dalla prossima scontata la squalifica potremo vedere anche il terzino Falasco. Com'è facile che Maestro, in grado di sbloccarsi grazie ai due gol favolosi allo stadio Liberati, diventi ancora più un fattore. Da questo e da tutto il resto potrebbe scaturire il tanto atteso salto di qualità dell'Ascoli. Ma non è finita, servirà conferma sabato a Cosenza, come non è concluso il mercato. Uno, forse due rinforzi ancora, ha specificato Sottile dopo il 4-2 di Terni. Intanto va presa una decisione sull'americano Anthony Fontana, in prova da questa settimana. E poi il DS Marco Valentini, per dare ancora più sostanza alla svolta tattica, vorrebbe pescare un altro esterno d'attacco. Uno dei primi nomi della lista bianconera è Luca Paganini del Lecce. Ma occhio al mercato in uscita, più di una manciata i giocatori da piazzare. A Sabiri invece sono tornati a guardare Sampdoria e Verona. Da ultimo il settore giovanile. Massimo Silva si è dimesso e la notizia del resto del Carlino. L'ex bianconero, peraltro mai ufficializzato, nei mesi scorsi si era già ridotto di un anno il contratto, pur di restare. Ora l'addio. Equilibri interni in ogni caso immutati. Il pallino ce l'aveva in mano già da tempo Remo Orsini. Ancora il calcio, ma quello di Serie D per la Samb, settimana decisiva, quella che sta per entrare in chiave mercato, soprattutto potrebbe concludersi positivamente la telenovela Diego Conson. Vediamo. Vediamo l'ora di ripartire martedì con tutti a disposizione
E poi da lì, insomma, si riparte per quello che è poi quello che piace di più a tutti, cioè la partita. Ci stiamo aspettando tutti e viviamo per quello. La Samba in pausa ed è forse l'ultima in questo gennaio atipico col campionato fermo da più di 3 settimane. Ma Samba anche quasi al completo ormai e che smania, garantisce Mister Visi. Per tirarsi su dal 6° posto in classifica. Subito il Pineto il 23 gennaio, quando si ricomincerà dalla gara slittata il 9 a Riviera delle Palme, ultima del girone di andata, sempre che non maturi un altro rinvio. La Samba ha già infilato la testa nel 2022, rinnovata per metà, con 10 addii e 7 innesti per ora. Mercato tutt'altro che concluso, infatti, è computo che potrebbe pareggiarsi. Anche qui la prossima settimana potrebbe essere importante, di sicuro lo sarà per la telenovela Diego Conson. Tra domani e martedì la trattativa per riportare l'ex capitano in Riviera, dal Siena, potrebbe segnare un punto di svolta. Parti che hanno ripreso a dialogare fitto e dopo il pessimismo dei giorni scorsi, ora siamo a un moderato ottimismo che possa scapparci la fumata bianca. Con Son Thomas è il tandem dei centrali reclamato da Visi Alfonsi. Un'altra coppia, quella formata dal presidente Roberto Renzi e dal consulente di mercato Riccardo Solaroli, spera di chiudere anche per il paio di under. Priorità al terzino sinistro, classe 2003. Samba sempre in pressing su Francesco De Marco del Perugia, ora in prestito alla Primavera del Napoli. E ora pure su Nicolò Bianchino della Roma, passato per le giovanili del Bologna, che come De Marco deve convincersi a concedersi la prima avventura in Serie D. Più defilato invece l'ex Foligno Edward Dita. Capitolo terzo portiere. Se venisse accolta la richiesta della Lega di riaprire il mercato dei dilettanti il 24 gennaio, il nome buono potrebbe essere quello del 18enne Giuseppe Fares, dell'audace Cerignola. Ed era questo il nostro ultimo servizio. Grazie per averci seguito. Vi auguro buon proseguimento con i nostri programmi.